Ciao a tutte, ciao a tutti. Nuovo video acquisti. In questo periodo ho fatto degli acquisti e vi voglio mostrare quello che ho preso da Royal Stone. Se sentite dei versi assurdi, è quel rimbambito di Alessio che fa lo stupido. Quindi, vabbè, comunque ho fatto un ordine da Royal Stone. Alessio, basta! Vai finita! Oh, se no vengo con la videocamera e ti riprendo. Vediamo se con le minacce risolviamo qualcosa. Allora, fatto un ordine, ricominciamo per la 20esima. Basta, ora mi alzo e vi faccio vedere quello che sta facendo, perché veramente basta, se no la chiudo l'uscio. Facciamola finita. Ale, basta. Oh. Allora, cioè io non c'ho un fidanzato, c'ho un figliolo praticamente. Allora, ho fatto un ordine e 26 da Royal Stone, ottimo sito che io vi consiglio tutte le volte. E ora vi voglio mostrare quello che ho preso, perché ho preso delle cose bellissime, estremamente particolari e estremamente convenienti. Io vi straconsiglio questo sito. Allora, io ho fatto l'ordine martedì, mercoledì l'hanno spedito, oggi è venerdì e mi è già arrivato, quindi due giorni o tre giorni lavorativi dalla Polonia, quindi ottimo, mi è arrivato con Corriere GLS, ho pagato 10,25 euro di trasporto e compreso, quindi ho speso 60 euro di materiale più 10 di spedizioni, ottimo. Il pacco è questo. Quello che mi piace tantissimo di questo sito è l'accortezza con cui fanno gli imballaggi delle cose. Allora, a parte gli omaggi che mettono sempre molto graditi, imballano tutto separatamente a seconda di che articoli sono. In più, con gli ordini si guadagnano dei punti fedeltà e si può scegliere dei premi. Vi faccio vedere subito gli omaggi e i premi che mi hanno mandato, cioè il premio che ho scelto. Allora, questi sono gli omaggi, ve li zoom, sì, si vede meglio. Allora, ci sono due tipologie di perlozze in ceramica bellissime. Queste rosa sono le stesse che avevo visto anche in un altro video di un'altra ragazza. E poi ci sono questo bellissimo viola melanzana, che è stupendo. E ho intenzione di farci una collana molto semplice, quindi utilizzarla ai lati della collana, magari con un filo di cipollotti, perché queste perle sono meravigliose. Sono abbastanza pesanti, però sono veramente molto belle. E sono queste appunto e queste rosa. Non c'è il codice, quindi non so dirvi che tipologia di perle sono. Comunque nel sito c'è tantissime cose, vi consiglio di andare a vederlo, perché mettono continuamente delle cose nuove e hanno delle cose veramente particolari, molto molto particolari. Poi mi hanno mandato questi due cavoshon in vetro, molto carini, li incastonerò sicuramente a Soutache o all'embroidery, ora vedo. Poi questo cordino, che è molto carino, non so dove lo utilizzerò, forse come collanina. Poi queste 6 perle sfaccettate da 8 mm. Questo cordino che utilizzerò nel Soutache. Queste due gocce meravigliose in vetro. Non è cristallo Swarovski, sono le gocce quelle che trovate come gocce di vetro, sono bellissime, hanno una luminosità, ora io l'ho un po' tocchicchiate, quindi la luminosità, diciamo che c'è un po' di impronte digitali sopra, però sono veramente belle. E poi questo spezzone di catena di strass su base dorata con strass blu, sono veramente belli e sono degli spezzoni tutti da 10 o 15 centimetri, da 20 centimetri l'uno, sono tre spezzoni da 20 centimetri, quindi benissimo. Gli omaggi sono sempre molto molto graditi. Quello che fanno secondo me di veramente intelligente è che commettano come omaggi cose che non abbiamo preso in questo ordine, e fortunatamente non mi hanno mai mandato due volte di fila gli stessi omaggi, quindi ancora più contenta. Allora, poi con 38 punti, che erano i punti che avevo accumulato nei miei tre ordini, ho preso questa. Allora, è della Beadsmith e è una cintura per mettere gli attrezzi. Questa può essere utile per chi come me fa mercatini
oppure anche per metterci pennelli da trucco. Io ho intenzione di utilizzarla anche per quello, magari se avete da truccare qualcuno, si può utilizzare benissimo anche come cintura porta trucchi. È regolabile perché ha dei fili e si allacciano dietro la schiena, è tutta fatta a scompartimenti a questo modo. C'è le tasche, aspetta, ho sbagliato, eccola qui. È abbastanza capiente, la vedo anche abbastanza resistente. Sto buttando in terra l'universo, ecco qui. È questa e mi piace tantissimo, presa con 38 punti. C'erano anche delle tazze molto carine, però mi sembrava più utile questa. Poi mi hanno mandato, allora, tutto diviso in tre sacchetti differenti. Ora vi faccio vedere, come sempre mi hanno mandato la loro busta che io utilizzo tantissimo, e anche questa è in cotone dove c'è scritto I love Royal Stone, e questo è il sito per chi non lo conoscesse. E le buste queste qui, la borsa in cotone, queste io le uso anche per fare spesa, sono comodissime. Poi ho preso, allora non vi dirò i prezzi di tutto perché se no ci facciamo notte. Allora, scatola si butta, eccola qui. Questo è lo scontrino, cioè la fattura, da notare la quantità di cose che ho preso, sono tre pagine di cose, cioè tre pagine e mezzo, cioè una cosa pazzesca. E ci sono tutti i prezzi, però sono in zloty. Comunque, se andate sul sito ve li fa vedere direttamente in euro, quindi ottimo, non avete neanche da fare la conversione. Allora, ho preso dei sacchettini, questi qui, che sono questi qui più piccolini, da 7x9, e sono di plastica dura e hanno questa chiusura per tenere appunto il sottovuoto. E poi l'ho presi anche più grandi, questo l'ho preso in previsione magari di dover spedire qualcosa, siccome queste sono molto più resistenti rispetto alle classiche bustine, mi sembravano molto carine e quindi ne ho prese 10 e 10, mi pare di averle pagate 8 centesimi l'una, ma comunque ne ho prese 10 e 10. Poi, primo sacchettino a caso, io riutilizzo anche questi che trovo ottimi, quindi veramente perfetto, tutto super imballato e mi piace tantissimo come mettono le cose. Allora, ho preso, vediamo di zoomare, non so se verrà a lungo 2 anni questo video, è probabile. Ho preso delle goccine, queste qui sono goccine effetto occhio di gatto, piccoline, da 14x10, sono bellissime. Questo è il codice, vi faccio vedere tutti i codici, il 2 che vedete sotto sta per due pezzi. Poi ho preso questi cabochon 14x10 rettangolari, questo è il codice, color acqua marina, sono veramente luminosissimi, sono in vetro. Poi altre goccine, faccio vedere un po' di cose random perché appunto non sono stata a mettere tutto insieme, ci ho rimesso come me l'hanno mandate loro, però se no mi ci vorrebbe veramente troppo per fare il video, quindi ve le faccio vedere random. Questo è un bellissimo viola melanzana, e ne levo una dal sacchettino, sono estremamente luminose, queste pippe di Soutache sono bellissime, tutte sfaccettate, sono meravigliose. Io ora sto facendo tutte cose a Soutache, quindi ho un po' abbandonato le perline ultimamente, anche se ogni tanto qualcosa faccio. Poi, sempre di cabochon, ho preso questi che sono in madreperla sfaccettata, bellissima, questo è il codice, e ho preso anche le goccine che vi faccio vedere, così, eccole qui, sempre 14x10, sono meravigliose, uguali da una parte e dall'altra, quindi non c'è problemi, e io le lavorerò a Soutache. Poi ho preso i fiorellini che si possono utilizzare sia come abbellimento che come coppettina per delle perle, e l'ho preso in questa colorazione, questo è il codice. Poi questi sono 10 pezzi ogni bustina. Poi ho ripreso questi che l'avevo quasi finiti. Dopodiché mi sono messa le cose in una maniera che non sono molto pratica. Oh, ecco qua. Ho preso questo color panna e questo color bianco, molto bello. Questi sono i codici. Eccoli qui. Poi questo, che è un bellissimo color melanzana e verde insieme, è stupendo. Questo è il codice. Poi ho preso delle 11.0, non avevo mai preso questo colore,
che è un color grigio, grigio antracite, mai avuto e mi piacevano. E ho preso queste Delica, mi ricordo che il prezzo era 1,60 euro all'incirca, 1,50 euro per 5 grammi, e il codice è DB0087. A me piacciono moltissimo. Ora io non ho, avevo fatto un carrello molto più grande, superavo i 100 euro, però ho dovuto un po' restringere. Sicuramente in un prossimo ordine prenderò le Delica, perché tra lo sconto per il gruppo e i prezzi di Royal Stone conviene, secondo me. Poi ho preso delle daghe, sono 40 pezzi, questo è il codice, daghe semplicissime bianche, quelle con il doppio foro, e sono utilissime. Poi sicuramente mi si spengerà la videocamera, sicuramente. Poi ho preso queste goccine, codice 1747, sono 10 pezzi, mi pare di averle pagate 7 centesimi l'una, credo 7 centesimi l'una. Poi ho preso queste foglioline rosse, e questo è il codice 4018. Poi sempre delle roselline in varie colorazioni che mi piacciono moltissimo, codice è questo 2020 015, e sono bianche, rosse, turchesi e rosa pallido. Veramente questo sembra bianco ma è un rosa pallido. Poi ho preso questi componenti particolari che sono a forma di fiore, vedete, e è resina anche questa, il codice è questo qui, costano veramente pochissimo e sono bellissimi. Ho intenzione di utilizzarli con la seta Shibori, questi che sono più grandi, magari si vede meglio come sono realizzati. Questo è il telefono, vedete, sono proprio a bocciolo, sono bellissimi. Questi qui a forma di non so che fiore è, se, che è questo, comunque bellissimo, bianco. Di roselline ho preso anche questi qui rosa. Poi questi cabochon color blu, questo è 18x13, un Rivoli color light peach, e è questo, non è un Rivoli Swarovski. E questi ovali che non sono Swarovski ma sono sempre in vetro, della stessa colorazione, e il codice è questo. Poi due perle di fiume naturali, due perle vere, sono quelle con il mezzo foro, il foro arriva fino qui, e il codice è questo. E poi ho preso queste goccine sempre della stessa tipologia di quelle dell'inizio video, però color celestino lattiginoso, e questo è tutto quello che era dentro la prima busta. Poi mi sa che devo attaccare il caricabatterie, perché mi si sta per spengere la videocamera. Dove sarà il caricabatterie? Non lo so. Se io l'attacco al computer, che viene fuori? Allora, vediamo. Aspettate, bisogna fare un po' di movimenti. Si farà. Dovrebbe essere in carica, credo, non sono sicura. Boh, comunque, allora sposto il tavolo e poi vi continuo a farvi vedere quello che ho preso. Allora, che movimentazioni bisogna fare. Fa per non staccare la videocamera, perché sennò mi ci vuole 6 ore a riattaccare tutto. Oh, eccoci qui. C'è un po' meno luce in questo punto, però comunque sia, si vedrà tutto benissimo. Allora, ora sì che è complicato farvi vedere. Allora, questo era il primo sacchetto. Secondo sacchetto, che ve lo faccio vedere dopo, questo vi faccio vedere ora. Ho preso sempre dei componenti in cristallo non Swarovski e dei cubic zirconia che sono stupendi. Aspettate, me ne è cascato, no, la videocamera, me ne è cascato uno. Come si fa a fare le cose in questa posizione? C'è Giulietta che ho spostato il tavolo, è in per illustrazione. Allora, uno è questo, sono delle navette color vitral medium, sono bellissime, estremamente luminose, meravigliose, questo è il codice,
poi degli ovali, cioè hanno una luce pazzesca, pazzesca. Sono delle validissime alternative agli Swarovski, costano una miseria e sono ottimi. Cioè, non sono assolutamente graffiati, non sono sciupati, sono perfetti. Poi ho preso queste goccine. Alessio, proprio ora devi venire a fare le pulizie. Alessio non risponde, vabbè. Il codice è questo. Questo è un bellissimo colore che varia dal verde al viola, è meraviglioso. Poi ho preso questi qui che sono sempre misura 14x10. Questo è il retro e questo è il fronte. Il codice è il 3556. Stupendi. Delle altre gocce, queste sono gocce fatte in un modo un po' diverso. Sono proprio fatte... ora ve le levo dalla bustina, che dalla bustina non si vede niente. Allora, eccole qui. A parte che sono estremamente luminose, sono di questo colore lattiginoso che mi piace tantissimo. Vedete, sono a punta dietro. Secondo me queste sono bellissime incastonate a peyote. Infatti proverò e vedrò, perché secondo me sono meravigliose. Farò delle prove e poi vi farò vedere, insomma, quello che ci realizzo. Questo è il codice. L'ho prese anche di altre due colorazioni, no, tre colorazioni. Io ho preso due pezzi per tipo, in modo da provare le varie cose, e se poi mi piacciono rifarò sicuramente un ordine. Questa, poi c'è questo bianco palescente che è meraviglioso, meraviglioso veramente, e questo che è il color classico, color topaz, stupendo. Sono luminosissime, quindi vediamo cosa ci realizzerò. Ho preso dei componenti, l'ho presa anche rosse le gocce, queste sono veramente belle per Natale, oro e rosso, perfetto. Poi ho preso questi che sono già incastonati, costano pochissimo, 10 centesimi l'uno mi pare, e sono meravigliosi. Io ne ho presi 4 per tipo di questa colorazione, di questo bellissimo verde. Poi l'ho presi blu, questo è il blu, e poi l'ho presi anche rosa, il codice è questo. E poi ne ho presi 10 pezzi di questo, che è un color topaz, un topazio scuro tipo color ambra, e il codice è sempre 3760, vediamo se si vede, eccolo. Poi ho preso delle navette sempre in cristallo, il codice è questo, cioè, ma sono fatte benissimo, non ce n'è una sciupata, quindi perfetto. Poi ho preso dei quadrati, perché io i quadrati della Swarovski non li ho mai presi perché costano un capitale. Allora, 2 euro a cuoricino mi sembravano sempre troppi, no, a cuoricino, a quadratino. Allora ho preso questi, che sono meravigliosi. Ho preso questo color crystal vitral medium, che è meraviglioso, cioè da quanto luccica va fuori fuoco la videocamera. Questo è il codice, sono stupendi, molto più luminosi di quello che sembra in video. L'ho presi rossi, sempre in previsione del Natale, e l'ho presi anche color crystal, sono bellissimi, sembrano veramente dei diamanti. Vi faccio vedere questi crystal perché sono stupendi. Cioè, se non si sapesse che non sono Swarovski, a un occhio non allenato veramente hanno una luce pazzesca. Poi non voglio dire cose, però secondo me sono delle validissime alternative. Ho preso queste altre navette color black diamond, questi rettangolini color light peach, e questi sempre rettangolini 14x10, che è il color Montana blu. Come potete notare, i retri sono perfetti. Poi ho preso due ovali color verde, sono bellissimi, è un verde meraviglioso, un verde smeraldo intenso. E come cristalli ho preso queste ultime due navette, che sono un color rosa tenue, bellissimo, il colore è 3590.
Dopodiché, questo video sarà interminabile, ho preso questi componenti che sono in acrilico da 18 mm, credo acrilico, ma non lo so, no, forse è vetro anche questo. Sono molto particolari, vedete, hanno questo effetto occhio di gatto. E poi l'ho presi anche più piccolini, questi sono da 12 mm, in queste colorazioni, blu, rosso, questo color verde opal e questo color rosina baby, che è meraviglioso. Ah, i codici sono sempre questi, comunque se cercate nel sito fate prima. E poi ho preso questi per provarli perché mi stuzzicavano tantissimo. Hanno questa lavorazione estremamente particolare. Io non so quanto si vedrà in videocamera, vediamo se ce la fa a mettere a fuoco. Eccolo qui, vedete? Tipo effetto muschio all'interno, sono stupendi. Questo è il codice. Poi ho preso questo colore che è un bellissimo color grigio intenso. Il codice è questo qui. Poi ho preso questi che sono color blu, questo è il codice, rossi, codice è sempre questo, e poi più grandi ho preso questi che sono blu e questi qui che sono viola, come non prendere qualcosa di viola. E questi non so però come incastonarli, perché non li volevo incastonare con le perline, e quindi non lo so, proverò, boh, vediamo, poi vedremo. Se avete suggerimenti, come sempre, fatemelo sapere. Ultimo sacchetto, ultimissimo, poi non c'è più niente, se no questo video dura 8 ore. Ho preso delle cosine estremamente particolari. Allora, come cosa semplice e normale che riprendo tutte le volte, ho preso questi che sono gli anellini, quelli doppi. Ottimi, non diventano neri, sono morbidi da aprire, non ci si distruggono le mani, sono 100 pezzi, l'ho pagati neanche un euro, che 3 slot e mezzo non è neanche un euro. Poi ho preso due monachelle, queste molto particolari, mi piacciono tanto, vediamo se non diventano nere. E poi ne ho preso un altro che non mi ricordo, eccole qui, che sono queste, il 6944, che sono queste qui, che sono molto carine, secondo me le ha regalate dorate e color bronzo la mia amica Giulia, e saluto, che ci siamo incontrate a Pisa. Praticamente l'ho volute prendere anche color acciaio perché mi piaceva moltissimo. Poi ho preso dei charms che voglio utilizzare per i braccialetti, ci sono questi, poi questi qui che sono meravigliosi, troppo belli, sono tutti smaltati, questi qui che sono veramente carini, i fiocchettini, le rose nere, vi faccio vedere un fronte e un retro così vedete come sono, i cuoricini, sono bellissime, il 6444, questi mi piacciono tantissimo. Poi ho preso sempre come charms i fiocchettini ma color turchese. E come charms abbiamo finito, no, ce ne sono altri due, ci sono queste roselline più piccole, è il 6443, e questa, e ce ne è rimaste una sola, peccato, ma le riprenderò perché mi piacciono tantissimo e ho intenzione di farci degli orecchini e una collana tutta fatta con queste. Poi due filigrane piccoline, sono molto belle, non voglio toglierle dalla busta, però sono veramente stupende, meravigliose, ci farò un paio di orecchini, un paio di monachelle francesi che sono queste, e poi queste filigrane qui che sono stupende, sono due, sono molto spesse, corpose e resistenti, bellissime, e hanno tutti i forellini, non so quanto si possa vedere in videocamera, ecco, hanno tutti i forellini su questa parte e secondo me può essere valido anche cucirci sopra qualcosa, boh, vediamo. Poi ho preso un tipo di catenella che credevo fosse più piccolina, è una catenella rollo da 2 mm,
è un metro, il codice è questo, e questa qui a pallini che è meravigliosa, il 6210. Ultimi charms che mi erano rimasti fuori da prima è questo colore argento e il codice è il 6220. Poi una chiusura a tre fili però a calamita, estremamente potente la calamita, questo è il codice, pagata pochissimo. E poi ho preso delle catene strass, come sempre ho ripreso questa qui rossa perché l'avevo finita, ho preso questa multicolor su base dorata che è il codice 7278 e è multicolor, bellissima. Poi questa che è argento con castoni rosa, rosa più chiaro e rosa più scuro, bellissima. Questa che è di tutti i colori, tutta su colori chiaro, scuro, stupenda, anche questa su castoni argento. Questa qui che è un rosa pastello, bellissima. Poi ho preso questa qui che è sui colori tutti del verde AB, stupenda. Tutti 50 centimetri e poi ho preso 10 centimetri, 20 centimetri per tipologia di queste qui che aveva preso Margherita nell'ordine che aveva fatto da Royal Stone e che io non l'avevo mai trovate disponibili e stavolta ne ho prese 20 centimetri e vabbè, questa, e il codice è questo. Poi questa qui celeste, ve le tolgo tutte, il codice è questo qui di questa celeste, 7273. Ve le tolgo, questo video verrà di 30 minuti sicuramente, che è doppia, è meravigliosa, questa è bella secondo me anche come braccialettino e via, ma l'utilizzerò nelle creazioni a embroidery o a soutache. Poi questa che è il 7274 che è con cristalli AB e le perline dorate. Poi questa che è multicolor, stupenda, e l'ultima che è questa con le perline bianche e i castoni color crystal. E questo è tutto il mio bottino da Royal Stone, è stupenda perché questi castoni hanno una luminosità sconvolgente. Io ho dei pezzettini di catena di strass Swarovski e devo dire che non c'è grandissima differenza, veramente hanno una luminosità pazzesca. Quello che hanno di bello queste catene è che non diventano nere, io l'ho provata in varie creazioni anche a mercatini e non sono assolutamente diventate nere, quindi promossissime. Ora rimetterò tutto a posto, troverò un posto per tutto. Questo è tutto quello che ho preso da notare, un tavolo pieno di cose. E io come sempre ve lo consiglio come sito, sono gentilissimi, se avete dei problemi potete scrivergli, vi rispondono immediatamente, non avrete sicuramente problemi perché sono un ottimo sito. E niente, se volete essere informati sulle promozioni iscrivetevi alla newsletter perché spesso fanno su degli articoli lo sconto del 50%. Sappiate che le spese di spedizione sono di solito 10 euro, o comunque credo vada in base anche al peso e al volume, non lo so, comunque io ho speso 10 euro e mi va benissimo. Sito consigliatissimo, farò sicuramente altri ordini che vedrete. E poi appena mi arriva l'altro ordine che ho fatto da Andromeda Beats vi farò vedere perché ho preso degli Swarovski fine serie e quindi ottimi anche quelli da far vedere, insomma, per rendervi partecipi. Noi ci vediamo prossimamente con un video creazioni, dopo questi video acquisti vi farò un video creazioni su Tash, resina e perline. Noi ci vediamo prossimamente, ciao!